Joseph Mone Channel presenta. Insegnamenti sul silenzio. Non rivelate mai queste sei cose, tenetele segrete. Ci sono alcune cose che non vanno rivelate a chiunque, ma tenute segrete, è quello che ci consigliano i saggi. Anticamente la saggezza era molto più diffusa, più praticata anche, rispetto ai nostri giorni. Fortunatamente molti degli insegnamenti dei popoli antichi sono giunti fino a noi e restano principi validi nonostante tutto il tempo trascorso. La saggezza universale rappresenta una guida preziosa nel nostro percorso verso un miglioramento personale e verso la serenità. E tra le importanti lezioni di vita, vogliamo suggerirvi quella che riguarda il tacere. Praticare la riservatezza, tenere per se stessi queste sei cose. 1. Non rivelare i propri progetti per il futuro. Condividere con altre persone i propri progetti può rivelarsi un'iniziativa dannosa, causare scoraggiamento, frustrazione. Le idee negative altrui possono demotivare, condizionare, frenare i nostri slanci. 2. Non parlare dei tuoi problemi di salute. Manifestare agli altri la propria stanchezza, un disturbo, una difficoltà emotiva, non è necessario. Bisogna imparare ad affrontare le difficoltà da soli, chiedere il parere del proprio medico, non appoggiarsi alla forza altrui. 3. Non vantarsi della propria generosità. Il bene va fatto in silenzio, le azioni caritatevoli non hanno bisogno di riflettori e applausi quando sono autentiche. Inoltre, rendendole pubbliche, si rischia di umiliare chi le ha ricevute. Praticate le vostre buone azioni con discrezione e tatto. 4. Non vantarsi della propria forza e delle proprie capacità. Il talento, le qualità, sono facilmente riconoscibili quando si incontrano. Non è necessario vantarsi e mettersi in mostra per ottenere riconoscimenti. Ricordate che chi brilla di luce propria, brilla anche al buio. 5. Evitare i pettegolezzi. Offendere, giudicare, parlare male degli altri, non è mai un comportamento onorevole. I pettegolezzi sono spesso figli dell'invidia, indicano piccolezza d'animo. 6. Non rivelare dettagli intimi della propria vita. Un atteggiamento adottato ormai da pochissimi. Tutto quello che riguarda la propria vita viene messo a disposizione di tutti, della curiosità maligna e maliziosa. I social ne sono la dimostrazione. Immagini, litigi, dettagli della sfera personale pubblicati a ritmi serrati e a beneficio di chi? Rivelare particolari troppo intimi ci rende vulnerabili. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale.